Benvenuti a tutti, io parlerò poco perché dovrei dare proprio la parola a Verica, un assessore veramente che mostra grande impegno e che sta facendo un lavoro eccezionale di sviluppo tecnologico, di sviluppo green, di potenziamento dell'attenzione nei confronti appunto anche dei colletti che buttano l'immondizia in maniera impropria, ingiusta, tra l'altro poi così facendo creano anche un danno alla popolazione perché i comportamenti che non sono corretti, non sono non corretti per se stessi, ma purtroppo si ripercuotono negativamente anche sul resto della collettività che magari invece si impegna, si sforza, cerca di comprendere le nuove impostazioni, le nuove direttive, l'importanza di madre natura, la transizione green. Noi stiamo facendo tantissimo, l'abbiamo sempre fatto da questo punto di vista. Recentemente, tra l'altro, sono anche diventato presidente del mio distretto. Tra le azioni del PET c'è anche la valorizzazione di questo tipo di misure, dell'energia fotovoltaica, agrovoltaica, dall'energia solare, lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Quindi veramente un grande lavoro di sensibilizzazione nei confronti del rispetto ambientale, dell'amore verso la nostra madre terra. Ora se ne stanno un pochino accorgendo tutti, finalmente, purtroppo l'Italia incide poco, l'Europa incide pochissimo. Ci sono altri paesi che invece incidono molto di più, penso la Cina da sola al 40% e oltre dell'emissione di idrocarburi, e quindi bisognerebbe avere una visione più collegiale e collettiva. Come facciamo il nostro? Non domandiamoci cosa può fare lo Stato o gli altri Stati per noi, piuttosto domandiamoci cosa possiamo fare noi per il nostro Stato. Lo dicevo qualcuno molto più importante di me. Quindi grazie veramente all'assessore Vanelli, grazie alla squadra, grazie al team che dimostra questo affiatamento molto importante, la presenza massiccia qui. Nella palese dimostrazione ringrazio il nostro super dirigente Melone che mi è sempre vicino alla protezione civile, all'ambiente, a tutte le questioni che ovviamente ci vedono ogni giorno ad operarsi e riprendere la collettività. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di piazzole, di aree di sosta dove sono stati collocati i contenitori famosi per la ricezione dei rifiuti nelle aree periferiche, quelle meno antropizzate della città, quelle più vicine alle campagne, che spesso sono oggetto di comportamenti, tra virgolette, che definisco anche vandalici, perché secondo me quando si fa una cosa del genere nel confronto della natura si fa un atto vandalico nel confronto della natura. Si abbandonano quindi in maniera incontrollata i rifiuti, quelli pericolosi e non pericolosi, e quindi sono reati e veri e propri che minacciano e hanno minacciato e minacceranno purtroppo la sicurezza di tutta la pubblica economia. Attraverso questa tecnologia, questi piazzamenti, questi nuovi siti, ovviamente cerchiamo di ridurre questo tipo di fenomeno. Quindi l'amministrazione ha scelto di prendere provvedimenti importanti, seri, e saranno installate nuove telecamere di videosorveglianza che ovviamente hanno lo scopo di scoraggiare avvenimenti e atteggiamenti di questa tipologia. La politica delle telecamere di videosorveglianza è una politica che nasce diversi anni fa, abbiamo anche usufruito di importanti finanziamenti nazionali per fare in modo appunto di poter facilitare il lavoro delle forze dell'ordine, della polizia municipale e dell'interforce. Grazie al protocollo con la prefettura che troveremo prossimamente, abbiamo anche questa suggellata collaborazione in maniera formale con la prefettura, e ricordo ancora quando si trattò di condividere dati con le altre forze dell'ordine, non fu cosa semplice, non fu cosa facile, ma finalmente abbiamo ottenuto anche questo risultato. Quindi da questo punto di vista miglioriamo la presenza dei nostri occhi sulla città. Quindi le telecamere sono accese 24 ore su 24, sono posizionate nei contenitori, dei contenitori di raccolta e hanno un raggio di percorrenza, poi i tecnici dovranno mettere di 30 metri. Un costo complessivo di circa 45.000 euro e tutto ciò ovviamente è fatto per aiutare, come dicevo, le forze del corpo. È un progetto importante, un progetto che l'amministrazione porta innanzi da anni e grazie all'assessore Erika Vanelli, che non è da tanto assessore ma dimostra già con la sua operatività, con la sua capacità e con la sua incisività produttiva dal punto di vista amministrativo, di essere all'altezza del ruolo, a cui questa amministrazione, come dicevo in premessa e così concludo, dà un'importanza estremamente rilevante. Complimenti all'assessore, a cui passo immediatamente la parola, prima poi del dettaglio tecnico nei confronti del dirigente Domenico. Prego, Erika. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti.